Ragazzi, veramente io sono emozionato per fare questa cosa. Non pensavo che erano finite l'emozione così grande. Invece ringrazio la gente che mi fa ancora emozionare, perché l'emozione è il più grande antidepressivo che esiste. Quando è emozione giù sei una persona morta. Invece voi mi siete ancora emozionati. Quando mi date l'emozione per me è l'ossigeno, quindi è bellissimo questa, me la sono regalata io allo stadio San Paolo, perché il sindaco mi ha dato, insomma, il permesso di farlo, mi ha dato lo stadio. Io ho fatto come fanno tutti quelli che hanno lo stadio, ho fatto ogni cosa che bisogna fare, cercando come prima cosa di non sbagliare su niente, perché sennò sarebbe un casino. Quindi spero che sarà un successo anche a livello di organizzazione. Una grande festa popolare per festeggiare 60 anni ed una carriera che l'ha visto attraversare molte fasi e che perciò proporrà nel concerto di sabato prossimo 24 giugno allo Stadio San Paolo una scelta di brani che spazierà dagli anni 80 a quelli di una più recente maturazione artistica, un progetto che proseguirà con il DVD della serata e dal quale parteciperanno numerosi cantanti napoletani riuniti per l'occasione sotto la curva B. Nella curva che mi ha visto bambino, sulle spalle del nonno. E quindi poi mi ha visto come ragazzo della curva B, mi ha visto con il film, con l'inno del Napoli, insomma ci sono troppe cose che mi legano alla curva B. Quindi ho voluto proprio nella curva B questi miei 60 anni con un concerto con i miei amici, i cantanti napoletani di sempre. Sì, siamo molto soddisfatti, un uomo del popolo, un artista molto amato dai più piccoli ai meno piccoli, nello stadio del popolo, nello stadio della città, per i 60 anni di Nino, che interpreta a suo modo con grande talento la cultura napoletana. È un amante di Napoli, quindi non potevamo che dare per questo giorno così importante della sua vita, per questo traguardo, lo stadio della città.